Cerco sguardi di consenso tra Emidio, Marcella e Egle, direi che siamo pronti. Vanno in scena due testi di Emidio Clementi musicati in questa versione di Massimo Volume che chiamiamo per convenzione Minimo Volume. Il primo è intitolato Alaska. Buon ascolto su Suoni e Ultrasuoni Radio 2. Non credo che durante le interminabili partite a pallone, sul piazzale di cemento di fronte al bacio dell'onda, Alaska sentisse già le voci dentro la sua testa. Abitava nel nostro quartiere, ma noi non passavamo mai a chiamarlo per andare a giocare. Lo trovavamo appoggiato alla balaustra che dava sulla spiaggia, a chiedere se avevamo bisogno di un portiere. Se eravamo dispari entrava, altrimenti restava lì in attesa che passasse qualche suo amico o a pensare a qualcosa di meglio da fare che guardare 8 ragazzini giocare a pallone su un marciapiedi di cemento. Era l'unico tra tutta la gente che conoscevamo a essere stato dentro per questioni di droga. Parlo di quando ancora avevamo 12-13 anni. Indossavo la tuta della Marina Militare in quei pomeriggi. Era biondo e di carnagione pallida e aveva 2 labbra carnose da negro. È il ricordo più lontano che ho di lui. La festa che Silvia organizzò durante il periodo di Natale, nella sua casa estiva a Grotta a Mare, fu almeno 3 anni dopo. C'erano tutti a quella festa e c'era Alaska, insieme a Cico e a Luigi Renzetti. Non parlava già più. Se lo faceva era per cercare di vendere qualcosa che aveva rubato in giro o a casa della sorella. Alle 11 salutò Luigi, dicendogli che quella notte avrebbe ammazzato la madre. Gli altri lo accompagnarono fuori e riuscirono a farlo sedere su una panchina, nella pineta dietro al Kursaal. Lui era calmo e cercò di convincerli a lasciarlo andare. Aveva ricevuto un ordine che non poteva trasgredire. Da quel giorno l'ho persi di vista.
non fu quella l'ultima volta che vidi Alaska. L'ultima volta che lo vidi fu alla fine dell'estate di 4 anni fa. Avevo bisogno di soldi e avevo trovato lavoro in un'azienda agricola a raccogliere uva. Insieme ai contadini e a qualche studente c'era anche lui. Mi disse che era lì perché voleva comprare una certa quantità di hashish e rinchiudersi per un periodo in casa della sorella. Sopportò la fatica e il caldo ancora afoso di settembre e il succo dell'uva che si appiccica dappertutto e prude. Prima di mezzogiorno posò i guanti e le forbici vicino a un filare e risalì la collina fino alla strada asfaltata. Non ricordo nemmeno se ci salutammo. Oh! Oh!